signori e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi preferiti di settembre. Per quanto riguarda la musica, non ho ascoltato tantissima musica nuova, più che altro mi sono concentrata sulle canzoni di Ed Sheeran, perché ovviamente ha annunciato le date, saranno 3 in Italia, e ovviamente non capisco il motivo, tutti gli artisti che mi piacciono e vengono a fare concerti in Italia, o anche gli italiani che fanno i concerti, insomma, scelgano sempre le date in cui io ho gli esami. Io non mi capacito di questo, veramente non mi capacito. In particolare a Sea Fire, perché poi ovviamente mi sono dovuta rivedere anche i film della Hobbit e rileggere la Hobbit, ma vabbè, queste sono cose a parte. Per quanto riguarda i film, il mio preferito è stato Il ritorno al bosco dei 100 acri, uscito il 30 agosto, mi ha fatto tornare all'infanzia, poiché si parla appunto di Christopher Robin che si riconcilia con i suoi compagni d'avventura dell'infanzia, perché in questo film Robin è cresciuto, ha una famiglia, ha una figlia, e ha però un lavoro un po' misero, sottopagato, un po' così, una vita un po' dignitosa, e quindi i suoi amici dovranno aiutarlo nel suo lavoro, soprattutto quando scompare la sua valigetta del lavoro molto importante, dovranno recuperarla. Questo film è dolcissimo, ve lo consiglio veramente tantissimo, soprattutto agli amanti della Disney, perché è veramente carinissimo. Cioè, come si fa a non guardarlo? Dai, ragazzi, bello. Per quanto riguarda le serie TV invece, ne ho viste parecchie, principalmente di una o due stagioni. Prima di, però di dirvi le mie serie TV preferite di questo mese, vi dico che in descrizione c'è il mio profilo di TV Time, il mio profilo Instagram, così mi potete seguire e vedere tutte le serie TV che io guardo. Delle serie TV che ho concluso, la preferita di settembre è stata Salvation. Salvation è composta da 2 stagioni, entrambe composte da 13 episodi da 40 minuti l'uno più o meno, e ovviamente racconta di una distruzione immane, perché alcuni scienziati scoprono che c'è un asteroide che sta colpendo la Terra, ovviamente colpirà gli Stati Uniti, ma distruggerà tutta la Terra. Con lo stretto gruppo di scienziati dovranno trovare un modo per salvare la Terra. Inizialmente vorranno mandarlo in Russia, però poi optano per creare un macchinegno per distruggerlo proprio, così almeno anche la Russia si salva, perché poi tra la Russia e gli Stati Uniti c'è un po' di conflitto, quindi praticamente la Russia poi si è ribellata, giustamente, e quindi hanno scelto per questa seconda opzione. Io mi sono innamorata di Liam tantissimo, credo sia il mio personaggio preferito, però diciamo che inizialmente l'avevo iniziata perché c'è l'attore che interpreta, o ha interpretato, comunque meglio a dire, Merlin, no, l'ancillotto in Merlin. Però devo dire che mi è piaciuta comunque questa serie, non è una delle migliori che ho visto e neanche una delle peggiori, insomma ci sono molte serie peggiori di questa e molte serie migliori. Comunque, questo soggettivamente mi è piaciuta tantissimo, perché ovviamente c'è anche una piccola ship, un piccolo triangolo amoroso, però non vi dico di più se non vi spoilerò. Io ve la consiglio tantissimo, anche perché dopo il finale della seconda stagione io tipo datemi una terza subito ora, grazie. Quindi vi vorrei parlare anche di 3 serie che stanno iniziando questo periodo, che sono già iniziate in realtà, ossia Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. Sono 3 serie TV che sono state prodotte dallo stesso produttore, che giro di parole, Dick Wolf, che mi pare abbia anche prodotto NCSI? No, Law & Order. Quindi ovviamente essendo lo stesso produttore non può non aver creato un collegamento tra le 3 serie, a parte che sono tutte ambientate a Chicago, però tra di loro ci sono. Chicago Fire in particolare racconta tutte le avventure dei pompieri, in particolare della caserma 51, e tutte le loro disavventure amorose, perché sì, sono disavventure, ed è
credo sia la migliore di tutte, io è quella che preferisco, insomma. Mentre Chicago PD fa vedere ovviamente come lavora la squadra dei poliziotti della 21, e tra di loro pure ci sono mezzi imbrogli, insomma, questi rapporti che vanno o non vanno, insomma, le solite cose delle serie TV. Stesso per Chicago Med, nell'ambiente ovviamente ospedaliero. Credo che siano tre serie bellissime, io le adoro. In realtà ce ne deve essere un'altra, cioè ce n'è un'altra, si chiama Chicago Justice, ma praticamente sono una stagione, è stata conclusa così, è stata cancellata, meno male, perché faceva un po' schifo, almeno per me e rispetto alle altre. Adesso, qualche giorno fa, è uscita la 7x1 di Fire, la 6x1 di PD e la 4x1 di Mad. Io ve le consiglio tantissimo perché sono tre serie in cui potete piangere, ridere tantissimo, sclerare troppo, perché cioè vabbè, io mi emoziono le volte che le vedo, mi emoziono tantissimo, e ora cioè, sono talmente felice che sono iniziate le nuove stagioni che adoro. Non hanno proprio un bel tempismo le serie TV per cominciare davvero, cioè ok. Infine, per quanto riguarda i libri, a settembre ho letto poco perché ho finito il 19 settembre a fare gli esami, poi il 24 ho finito le lezioni, quindi cioè, capitemi. Sono riuscita a finire finalmente Il simbolo creativo di Dan Brown, adesso sto leggendo Inferno, poi leggerò Origin e farò un video a parte su tutti i libri che ho letto di Dan Brown, perché ho deciso di leggere solamente i libri con Robert Langdon come protagonista. In questo libro Robert è stato invitato a una conferenza a Washington per parlare della massoneria, però in contemporanea a Washington arriva anche uno strano tizio alla ricerca di Robert, perché vorrebbe svelare un mistero, un segreto che è molto antico. Quindi una volta che Robert ha visto qual è la posta in gioco, deve in una sola notte cercare di risolvere alcuni simboli della massoneria e sconfiggere questo tizio forte cattivo. Ovviamente per me Robert è un personaggio meraviglioso che si mette sempre in gioco, che è un uomo con le palle, che fa sempre quello che deve essere fatto, molto preciso, che ragiona sulle cose, è molto intelligente, c'ha ovviamente l'intelligenza da sua parte, essendo anche un professore di simbologia, non può ovviamente non saper codificare dei simboli. Io credo che poi è un uomo affascinante, anche se non ho ancora trovato una fidanzata, anche se io la scippavo troppo con Victoria in Angeli e Demoni, chi ha letto il libro lo sa. Invece con Sophie, quella stronza del codice da Vinci, no, mi stava sul cazzo quella là. Qua invece, insomma, no, insomma, l'unica ship di Robert con una ragazza è stata appunto con Victoria di Angeli e Demoni. Io vi consiglio di leggerli i libri di Dan Brown, almeno provare, se non partire da questo, partire da un altro. Comunque sono indifferenti, insomma, da quello che volete iniziare, iniziate, tanto sono tutte storie separate, anche se io lo sto leggendo in ordine cronologico, in ordine di uscita, diciamo, perché così almeno se viene citato qualcosa, magari in questo libro viene citato qualcosa di libri precedenti, io lo so. Però, insomma, tutte le citazioni ai libri precedenti non sono importanti, non frega niente a nessuno, insomma, non influiscono sulla storia per sé. Comunque a me piace saperci, cioè mi piace pensare, ah sì, questo. Dan Brown non ha scritto solo i libri su Robert Langdon, io vorrei sapere da voi se avete letto qualche altro libro che non faccia parte della collana di Robert, e vorrei sapere se meritano come tanto quanto questi, e magari consigliatemi voi qualcosa. Io vi consiglio tutti quelli con protagonista Robert, perché per me è il migliore. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e
attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video. E